Salve a tutti amici di YouTube, qui Mickey Perfect 96 che vi parla, benvenuti in questo nuovo video. E, come vedete dal titolo, è un titolo abbastanza chiaro, che appunto dice Structure Deck degli Hero? No. Perché no? Perché è già stato annunciato cosa ci sarà successivamente a quello dei Lightsworn. La domanda adesso è una. Qual è il mazzo che uscirà? Gearge. Porcolteus. Io sono esterrefatto da quello che, cioè da questa uscita sono rimasto esterrefatto perché io veramente mi chiedo quale sia il senso di far uscire Gearge in uno structure deck. Ora vi spiego io per quale motivo non sono d'accordo con questa reprint. Allora, il primo è sicuramente il fatto che Gearge, anche dal punto di vista estetico, non è un mazzo da structure deck. Ma stiamo scherzando? Cioè, un mazzo che è formato da tre mostri di main, quattro, sì, quattro. 3 è un rank 4, un Xyz, una trappola e cos'altro? Nient'altro. Stiamo veramente dando i numeri qui, eh? Cioè, perché prima, vabbè, fa schifo, cioè, esteticamente, ma poi, cioè, probabilmente che cosa porterà questo structure? Porterà i quattro rinforzi di Gearge. Porterà i quattro rinforzi di Gearge, un po' come è successo con LS. Cioè, la scia è quella, diciamo. Cioè, che cosa c'è da dire? Sicuramente l'ultra sarà il rank 3 nuovo, poi un'altra ultra potrà essere forse il Jer Gigant, perché possono anche reprintare quello a sto punto, perché ormai non lo so. Jer Gigant rank 3, poi super due rinforzi. Due rinforzi due mostri nuovi Gearge e poi gli altri comuni, un po' come è successo con Fireking. Stessa cosa, tipo Barung e Kirin uscirono common. Stessa cosa può succedere anche con Gearge. Ma è comunque una commercialata perché è un modo nuovo per indurre i giocatori a comprarsi lo structure deck tutto bello pronto, con la pappa pronta, a discapito di chi aveva già Gearge, tutto bello foil. Ragazzi, questa è la stessa cosa di LS. Allora, LS avevamo tutto l'LS completo, gli altri se lo sono trovati, lo structure già tutto fatto. Gearge seguirà l'esatto esito di Lightsworn. Ed è uno schifo questo, sinceramente. Poi, una cosa che veramente mi fa chiedere nella mia testa che cosa abbiano in testa questi cinesi, questi giapponesi, quel cazzo che sono. Perché per me non si sono dati una zappa sui piedi, se la sono data nelle palle, che è peggio. Perché, cioè, io nella banned list tocco Gearge e poi annuncio che il prossimo structure deck verrà fuori Gearge. Io come posso pretendere che i player comprino quello structure deck? Allora qui possono sorgere due cose. La prima è che alla banned prossima, o in qualche modo, Gearge venga di nuovo reso mazzo assolutamente fortissimo, un mazzo troppo ma troppo veloce, anche forte. Cioè, traducendo, può essere fatta ritornare la Gearge a 2 o a 3, anche se la vedo improbabile come opzione. Oppure i pro player americani, gli youtuber inglesi, queste cose qua, tutti belli entusiasti e contenti che provano il mazzo su DN, dicono che è fortissimo e quindi la massa segue la scia, perché se non lo sono convinti loro, non lo saranno neanche gli altri. Io, sinceramente, questa uscita mi fa non schifo di più, perché Yu-Gi-Oh! Ultimamente si è ancora più commercializzato, ma non per i motivi che abbiamo già spiegato in passato e che
sapete già anche da voi. Gli structure deck, tempo fa, ma io parlo di molti anni fa, erano un modo per introdurre nuovi archetipi, nuove carte, ma molte nuove carte, molte nuove strategie, nuovissimi mazzi di cui non se ne sapeva niente. Ultimo, per esempio, Fire King, una tematica nuovissima, ma che comunque rimane commerciale, perché le carte nuove uscite sono 4-5 in croce. Non è come in passato che le carte erano molte di più, oppure erano in tiratura limitatissima e quindi venivano rimesse lì dentro per la seconda volta, possiamo dire. Adesso le cose sono cambiate. Gli structure deck vengono presi come mezzi per reprintare le carte. Lo stiamo vedendo con LS, lo stiamo vedendo con Gearja, lo stiamo vedendo con Dark World, anche se ci poteva stare. Anche l'idea degli structure deck, anche dello structure deck Hero, è comunque una cosa con la stessa minestra. Si sta tralasciando l'obiettivo principale dello structure deck: mettere in circolo nuovi tipi di mazzi, nuove carte, nuovi archetipi. Questo non sta succedendo più, ragazzi, perché la Konami si accorge che ovviamente non hanno successo. Vogliamo vedere degli esempi? Cyber Drago, mazzo giocato per 30 giorni e poi buttato al cesso. Saga del Drago Bianco, 2 settimane e poi se lo sono buttati letteralmente nel pattume. Atlantean, possiamo dire, perché comunque era l'unico, possiamo dire, era l'unico che da solo non faceva niente, cioè faceva poco e niente. È stato poi con i rinforzi che ha dato veramente la spinta, ma Atlantean da solo fa cagare, diciamocelo. Quindi anche questo è motivo, sinceramente, da lamentarsi, perché io che negli structure vorrei vedermi nuovi tipi di mazzi, nuove strategie, nuove carte, per ampliare anche il mondo di Yugi e anche il modo di giocare, per vedere un po' sto meta un po' vario, perché cazzo, non è possibile vedersi LS, AT, ma dolce continuamente, non è possibile. Io preferirei sinceramente avere qualcosa di più diverso rispetto agli altri, ma se la Konami continuamente si impegna a fare degli structure deck con nuove carte che fanno schifo, cioè è per forza che i player poi le lasciano perdere. Cosa del Cyber Drago è più vecchio di mio nonno, per forza che l'hanno reprintato, ma vabbè, lì ci stava. La reprint secondo me non è giusta, perché adesso con i nuovi supporti Gearja diventava un mazzo veramente che poteva diventare un po' più vario. Non è continuamente Gearja, poteva diventare un mazzo che non è Armor set 4, turno dopo nego l'evocazione all'oppo, blocco le sue set con le wiretap, Armor special, Gergigant, special. Bel modo di giocare, bellissimo. Una, due volte, tre volte, quattro volte ti puoi divertire, ma dopo un po', sempre settare, scoprire e vederti perdere una partita perché ti fanno un mind control. Questo, sinceramente, è quello che mancava a Gearja. Poi, ovviamente, si giocava con i Mac e magari era un pochettino più divertente, ma adesso che usciva, la carta che spaccava dietro, un altro Gergiano MK che poteva fare delle nuove combo, un nuovo Sercino per i Terra, un Xyz addirittura, un Xyz rango 3, poteva far diventare veramente un mazzo interessante, un mazzo anche divertente da giocare, e non il classico setto mostro, setto 4 passo. Non era magari, poteva magari cambiare un pochino, magari poteva cambiare, e invece no. Cioè, fanno uscire i nuovi supporti e poi, cavolo, Gergier a 1. Ma allora, ma che cazzo di ragionamento è, dico io? Che ragionamento è? Se proprio devi fare la stronza, Konami, dato che siete degli stronzi e lo sarete per sempre, almeno fatelo con dignità, con cervello. Fate uscire lo structure e poi se il mazzo diventa troppo forte mettete la Gergier a 1. Magari limitate le trappole che non fanno fare niente all'avversario, che io dico che Yu-Gi-Oh! Dovrebbe essere un gioco dove le trappole si giocano fino a un certo punto. Cioè dovrebbe esserci un limite, perché non è possibile che un mazzo
gioca 30 trappole senza far giocare, far giocare l'avversario. Perché tu devi vincere con il potere dei tuoi mostri, delle tue magie, delle tue strategie, non di parini del cazzo che stanno dietro, ti parano dappertutto. E poi adesso le carte sono tutte che da sole vincono da sole, quindi puoi vincere anche con un solo mostro, cioè queste cose qua, anche con un armor, vinci da solo la partita praticamente, vince da sola. Sinceramente è una stupidaggine. Io non lo comprerò questo structure probabilmente, però qui sorge un problema. Sorge un problema che il problema della Konami adesso è farlo vendere questo structure. O fanno uscire supporti giganteschi, possono far rimettere la Gear Gear a una coppia un po' più alta, tipo 2-3, ma io la vedo improbabile, perché se no è proprio da imbecilli da ricovero, sarebbe proprio da manicomio e non vedo proprio il senso. Oppure mettere carte golose dentro lo structure, cosa che può succedere. Gearja è un archetipo piuttosto limitato, possiamo dire. Più queste ristampe nuove ovviamente si amplierà, ma comunque, dato che si tratta di un mazzo macchina terra, come mazzo macchina faranno sicuramente il Cyber Drago, possono secondo me mettere finalmente il Max C comune, è terra, quindi mettiamocelo sto Max C. Poi se fanno il torneo del mono structure uno contro l'altro, ovvio, setto armor per primo, mi tengo Max C in mano e il torneo si gioca così, ovviamente chi becca Max C per primo ha vinto. Ecco, poi ci metteranno Mac Fortezza comune, ci metteranno, che ne so, Grand Soil anche, possono metterci anche Grand Soil, è terra, magari nei mirror match Giorgio contro Giorgio nel torneo mono structure, il primo che riempie il cimitero evoca quel 2-8 gigantesco e ricomincia la combo, tanto per far divertire i player al torneo del mono structure. Ovviamente sono mie supposizioni, lo spoiler ancora non si sa, infatti questa è una prima parte del video, verrà completata quando lo structure deck si saprà. Ma comunque questi sono i miei pensieri. Vedete come i Gearja player che si sono impegnati per trovare le Gear Armor, per avere i Gear Gigant. Cazzo ragazzi, ma io dico, ma adesso non mi voglio sentire commenti del tipo finalmente posso farmi Gearja, ma Cristo santo, cioè la carta più rara è una super di quel mazzo. Gear Gigant super, Armor super, Sparagear super. E poi tutte rare common, senza contare le trappole. Capisco, magari sono vecchie e sono difficili da reperire, ma cazzo, se dobbiamo pure sperare che reprintino un mazzo tutto super, allora aspettiamo che Raccoon venga messo in un unico structure con l'Obedience ultra rara come carta ultra rara promo, dai. Cioè, se ci stiamo pure a lamentare della realtà di Gear Gigant, abbiamo fatto un favore grande quanto una casa di mettere super Gear Gigant, almeno abbiate la dignità di non dire queste cose, sinceramente. Perché io non gioco Gearja, ma mi darebbe fastidio una cosa del genere, se devo essere sincero. Perché Gearja player adesso devono vedersi il proprio mazzo inferiore a chi si prenderà tre structure. Stessa cosa di LS, guardate quanto ci prendono in giro, guardate quante zappe nelle palle ci pigliamo anche noi, che ci impegniamo per fare il mazzo e poi ce lo vediamo inferiore a uno structure dove viene messo tutto. A sto punto, ragazzi, non montateveli i mazzi, uscirà lo structure deck dei Shadow, dei Satellanite, dei Cosmic Dragon. Non usciranno subito dopo l'uscita, ma aspettate, usciranno, aspettate. Cosa vi serve aspettare se poi 200 euro buttati al cesso, che da Return of Duelist è lì che lasciate, cercate di far fruttare, poi dopo neanche due mesi che il mazzo diventa competitivo perché viene trovato un modo di giocarlo veramente efficace con Soul Charge e tutto, con il set di trappole vastissimo, appena il mazzo riceve la spinta, Tlakete che viene deralizzato come orso, come tantissime altre cose. Veramente sono indignato da un'uscita del genere. Io aspetto di vedere che cosa ne pensate voi nei commenti. Lasciate un like, iscrivetevi, commentate, voglio sapere che cosa ne pensate. Da MickeyPerfect96 è tutto, il video finisce qui e al prossimo video. Ciao!